Grazie Presidente. Allora, io ritengo che sia almeno singolare che su questo punto veniamo attaccati che non ci sia stata discussione. Su questa materia sono stati fatti due consigli straordinari. Abbiamo parlato più volte di quello che volevamo fare e lo abbiamo detto anche con estrema chiarezza. È vero, in un primo momento abbiamo ipotizzato delle strade, ma poi studiando le carte e verificando l'atto pratico, quello che c'era da fare, abbiamo individuato qual era la strada migliore da perseguire e quella abbiamo iniziato a dire ai lavoratori e alle organizzazioni sindacali. Io non credo che in passato ci siano mai stati tanti incontri con le organizzazioni sindacali e i lavoratori come c'è stato su questo tema. Un tavolo che ha avuto quattro assessori partecipi al tavolo, il direttore generale Giampoletti, il direttore generale di Amabina, per cui c'è stato un confronto serrato, delle volte aspro, inutile starsi a dire che non ci sia stato un confronto anche aspro e in quest'Aula è anche accaduto un paio di volte. Però c'è stato un confronto, ne abbiamo parlato e ne abbiamo parlato adeguatamente. A me fa specie che venga detto ancora che l'assessore Mazzillo abbia detto che noi diciamo che non è possibile fare la società in-house. L'abbiamo detto più volte, l'abbiamo detto anche in quest'Aula, l'abbiamo detto al tavolo sindacale, la società in-house è possibile farla. Però abbiamo anche detto che questo percorso di fatto rende più facile un attacco da un ricorso. Per cui è un percorso troppo stretto che potrebbe essere contestato e per il rispetto che abbiamo verso i lavoratori e per la tutela dei lavoratori abbiamo preferito percorrere la strada della gara a doppio oggetto perché noi così riteniamo di tutelarli di più e non di meno, di più. Allora è questo il motivo per cui noi abbiamo deciso di percorrere questa strada. Ovviamente si sta facendo un po' di polemica relativamente al fatto che è stata convocata con urgenza questa assemblea. Io ricordo a tutti che c'era una scadenza e tra l'altro che coincide con l'assestamento di bilancio, per cui è stata fatta una gran fatica dal tavolo di lavoro e vorrei in quest'Aula ringraziare il direttore generale Giampaoletti e il gruppo di lavoro che ha lavorato assiduamente a questo percorso, che hanno fatto veramente una fatica enorme, una fatica enorme. Qui c'è una delibera che ha dovuto presentare uno statuto, ha dovuto presentare i patti parasociali, ha dovuto entrare nel dettaglio, nello specifico e se leggendola questa delibera si va a vedere perché noi diciamo che è migliore la strada della gara a doppio oggetto, perché è economicamente più vantaggioso e lo diciamo con estrema chiarezza facendo una disamina precisa del perché noi percorriamo questa strada. Per cui io sinceramente ritengo che da sempre, veramente da sempre, è stato il nostro primo pensiero, cioè il motore che ci ha spinto in tutto questo periodo a lavorare su questo tema, sul quale questa amministrazione ha posto un'attenzione veramente totale, totale. Sono due gli argomenti. Uno, il servizio ai cittadini e la salvaguardia occupazionale. Quando poi ci vengono a dire, ah, ma voi in questa delibera in realtà non mettete la salvaguardia occupazionale, voglio dire, vabbè, l'avremmo mandata 2 giorni fa alle 8 di sera per i motivi che abbiamo spiegato adesso, ma c'è scritto, perché nei patti parasociali noi scriviamo le procedure di reclutamento del personale vengono effettuate dopo l'applicazione della clausola sociale. Per cui lo scriviamo questa cosa ed è uno dei temi principali al quale noi abbiamo posto l'attenzione e che ci ha mosso nel percorso che noi abbiamo individuato. Pertanto, non solo, ma in tutto questo periodo noi abbiamo anche detto che per le difficoltà, per tutta com'era contorta la situazione di multiservizi, c'era la necessità di dover mettere altro in questa nuova società che verrà costituita. E noi questa cosa di fatto la facciamo e l'abbiamo detto più volte anche nel Consiglio straordinario. Diciamo che ci devono essere dei servizi sul verde. Infatti vengono aggiunti dei servizi come il servizio di manutenzione, pulizia e decoro del verde orizzontale non di prezzo.
peggio, servizio di manutenzione, pulizia e decoro del verde delle piste ciclabili, un argomento a noi molto caro, il discorso delle piste ciclabili. Purtroppo appena insediati in quest'aula, appena insediati, ci fu un incidente in una pista ciclabile proprio per delle piante che andavano sulla pista ciclabile, per cui noi investiamo dei soldi perché questo non accada e diciamo che questo lavoro lo dovrà fare la nuova multiservizi, e per cui abbiamo aggiunto questa cosa. I servizi di derattizzazione, sanificazione e disinfestazione del territorio, altro tema molto importante sul quale noi poniamo una grande attenzione, e su questo tema diciamo questo lavoro vogliamo che lo vengano a fare i lavoratori della vecchia multiservizi ma nella nuova multiservizi. Voglio dire un'ultima cosa, e credo che sia veramente importante, è un passaggio che tutto sommato non viene, come dire, rilevato con la giusta attenzione. Oggi Multiservizi è una società di secondo livello, al 51% di AMA. Noi sappiamo come sono andate le cose per tanti anni relativamente alle società sia di secondo livello, di primo livello, dove c'è un soggetto privato. Ebbene, noi facciamo fare un salto a questa società. Uno, questa società diventa direttamente sotto il controllo di Roma Capitale, e leggendo questa delibera si vede che noi poniamo attenzione anche al controllo che Roma Capitale farà in questa società, perché questo è l'elemento chiave. Nel lavoro che verrà fatto da questo momento in avanti dovrà essere importantissimo controllare fino in fondo per la qualità del servizio e per i lavoratori, perché i lavoratori fino adesso sono stati massacrati e massacrati da chi non l'abbiamo messi noi, dalle persone che non abbiamo messo noi. Questa è la verità, e noi stiamo percorrendo un'altra strada, questa è la storia, per cui l'impegno da parte nostra è totale e ce l'abbiamo messo dal primo momento, e su questa strada noi andiamo avanti, pertanto votiamo favorevolemente a questa delibera. Grazie. Bravo.